Teorema. No, teorema di Binet. A e B siano due matrici n per n. Determinante di AB uguale al determinante di BA uguale al determinante di A e il determinante di B. In particolare voglio mettere in rilievo anche il fatto che se fate B per A o A per B, il determinante sarà uguale. Le matrici saranno completamente diverse, ma il determinante sarà uguale. Le matrici possono essere completamente diverse, potrebbero anche essere uguali, prendo una matrice identica. Allora, qual è la dimostrazione? Allora, io ho A è uguale, allora abbiamo P per A per Q uguale T, quindi A è uguale a di A meno 1 di Q a meno 1 per T. Allora, poi abbiamo B P primo Q primo uguale T primo, quindi B lo posso scrivere come T' per Q' a meno 1 per T' a meno 1. Diciamo queste qua sono sempre matrici tipo L, cioè matrici a determinante 1 triangolare inferiore con gli uni sul lungo la diagonale. Non solo, sono matrici che quando le moltiplico per un'altra matrice a sinistra o a destra mi lascio il determinante in altre parti. Queste qua sono due matrici di permutazione che comunque quando le moltiplico per un'altra matrice, qualunque essa sia, hanno sempre la proprietà che il determinante del prodotto è uguale al prodotto determinante. Adesso andate a vedere chi è A per B. A per B è uguale a P a meno 1 per Q a meno 1 per T primo per Q primo a meno 1 per T a meno 1. Allora qui vale Binet. Perché vale Binet? Che le matrici sono? Via? Volare superiore, e l'abbiamo visto prima, determinante del prodotto e il prodotto determinato. Poi una volta che vale Binet in questo passaggio qua quando moltiplico a destra per questo, quando moltiplico a sinistra per questo, vale ancora Binet. Perché vale Binet? Perché quelle sono matrici, queste e queste sono matrici tipo L, che quando moltiplico per queste matrici sono inoltre tali che quando moltiplico per queste matrici non mi cambiano le determinate, perché sono matrici che corrispondono a operazioni di riga, operazioni di colonna che non altro nel determinante, e queste sono matrici di permutazione che mi alterano il determinante, sì, il segno attuale più, ma se me lo alterano rispettano Binet, perché il determinante del prodotto sarà sempre uguale al prodotto determinante. Applicando i legni, che non sono altro che Binet nei casi particolari, si ottiene la tesi. Chiaro? Quindi questo discorso di stamattina va a completare col discorso di ieri. Allora, noi abbiamo fatto il metodo del pivot. Fare il metodo del pivot è come fare la decomposizione L1. Io ho P per A, permuto, poi applico il metodo del pivot, cioè Q per P per A uguale triangolare superiore. Q, se lo porto di là, diventa Q a meno 1, ma rimane sempre la matrice di uguale.
ok? Se la immetto tutte insieme, gli uni sulla diagonale rimangono uni, sotto devo fare dei conti, se invece le immetto una volta che è meglio, le varie operazioni, le matrici corrispondenti alle varie operazioni di riga, per invertirle quando c'è solo una colonna diversa da zero sotto la diagonale, basta cambiare segno sotto la colonna. Ok? Vanno invertite in ordine opposto a come sono state applicate. Quindi abbiamo dimostrato che si può fare il metodo del pivot a sinistra con operazione di riga e si ottiene la decomposizione LU. P per A uguale una matrice tipo L per una matrice tipo U. Poi abbiamo dimostrato che si può fare il metodo del pivot a destra per colonna. Quindi si ottiene che A per P è uguale a una matrice triangolare superiore per una matrice tipo L. Quindi questa dovrebbe essere la decomposizione UL, perché è fatta a destra. Poi, cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che per tutte queste matrici che vengono usate nel metodo del pivot vale il teorema di Binet, cioè il determinante del prodotto con il prodotto determinante. Sono casi particolari perché molte di queste matrici hanno determinante 1 e quelle di permutazione hanno determinante 1 o determinante meno 1. Però per tutte queste matrici vale il teorema di Binet. A questo punto, a mano ci siamo fatti il teorema di Binet nel caso delle matrici triangolari, perché è evidente, e a questo punto, grazie a queste decomposizioni, il teorema di Binet, cioè che il determinante del prodotto uguale al prodotto determinante, vale in generale. Adesso andiamo a fare un paio di esempi. Qualche matrice 2x2, casi più semplici, 1, 2, meno 3, 4, 5, 1, 6, meno 1. Allora questa ha determinante 4 più 6 che fa 10, questa determinante meno 5 meno 6 che fa meno 11. Il determinante del prodotto quanto farà? 10 per meno 11 dovrà fare meno 110. Andiamo a fare questo prodotto. Qua viene 5 più 12 che fa 17, 1 meno 2 che fa meno 1, poi meno 15 più 20 che fa 5, meno 3 meno 4 che fa meno 7. Allora vedete, vediamo un po'. Allora 5 più 12 fa 17, meno 3, meno 4 fa meno 6, sta qua, no. 1 meno 2 fa meno 1, giusto, meno 15 più 12 più 24 fa 9, e qua invece la c'è, meno 3 meno 4 fa meno 6. Meno 119 più 9 fa meno 110. Facciamo il prodotto al contrario, 5, 1, 6, meno 1 per 1, 2, meno 3, 4. Allora, stavolta faccio 5 meno 3 che fa 2, 10 più 4 che fa 14, 6 più 3 che fa 9, 12 meno 4 che fa 8. Allora, 9 per 14 fa 126, 2 per 8 fa 16, 16 meno 126 fa meno 110. Lo vedete funziona. Però A per B e B per A sembrano essere completamente diverse, però hanno lo stesso determinante. Adesso invece faccio un'altra osservazione, questa non c'entra con il teorema, cioè c'entra solo in parte con il teorema di Binet.
facciamo questo prodotto. Allora, 2 più 0 meno 1 fa 1. 1 più 2 fa 3, più 3 fa 6. Poi meno 2 più 0 meno 2 fa meno 4. Meno 1 più 1 fa 0, più 6 fa 6. Quindi 6 più 24, questo determinante fa 3. Allora, facciamo il prodotto al contrario. Anche qua si può fare il prodotto al contrario, perché questo è 2 per 3, 3 per 2, se l'elemento al contrario sono 3 per 2, 2 per 3. Allora, 1, 5, 4, meno 1, 1, 2, meno 4, 1, 5. Senza fare il capo, mi sapreste dire quando fa sto determinante? No, non fa 0, fa 0. Andiamo a fare il calcolo. 1, l'ultimo determinante quanto fa? Questo è, chiamiamo C, determinante di C fa, sviluppiamo secondo la prima riga, 1 per 5 meno 2 che fa 3, meno 5 per meno 5 più 8 fa 3, 3 per meno 5 fa meno 15, poi qua mi viene meno 1 più 4 che fa 3, 3 per 4 fa 12, e come vedete viene 0. Perché questo fa 0 e questo no? Quindi innanzitutto qua non vale bene, anche prima di tutto non ci sono i determinanti di questo e di questo, perché non sono quadrati. Però non vale il corollario di bene, cioè il determinante di A per B uguale. In questo caso ci sono A per B e B per A, sono entrambe quadrate di dimensioni diverse, ma non hanno lo stesso determinante. Questo qua fa 0 e quello là. Allora, perché? Vi ricordate? Allora, le righe di questa sono combinazioni lineari delle righe di questa, e le colonne di queste sono combinazioni lineari delle colonne di queste. Il punto qual è? Quando andate ad applicare questo fatto, che vuol dire che queste tre righe sono generate a partire da queste due. Cioè queste stanno in un sottospazio di dimensione 2, cioè che cosa vuol dire? Che sono linearmente dipendenti. Allora, se sono linearmente dipendenti, ci sarà una riga che è combinazione lineare delle altre, e se la riga è combinazione lineare delle altre, il determinante fa 0. Stesso discorso per le colonne. Le colonne sono combinazioni lineari di queste, quindi siccome le colonne che le generano sono due, quelle colonne sono linearmente dipendenti, e quindi il loro una di queste è combinazione lineare delle altre, e quindi il determinante con la matrice fa 0. È chiaro? Ok. Bene. Invece qua no. Sì, le righe sono combinazioni lineari di queste tre righe qua, però sono due, sono combinazioni lineari di tre, e quindi per qua non dovrebbe essere realmente dipendente. Similmente, le colonne sono combinazioni lineari di queste tre colonne qua generano tutto R2, quindi non c'è motivo perché debbano essere per forza linearmente dipendenti, infatti non lo sono. Siccome non lo sono,
il DDMA di A per B non fa 0, il DDMA di B per A fa 0. È chiaro? Ok. Va bene. Adesso ok, non dimenticare di cancellare questo. Andiamo a risolvere un sistema lineare. Cominciamo con un sistema lineare che ha, ma vedremo che alcune delle cose che abbiamo visto adesso trovano diretta applicazione nella risoluzione dei sistemi lineari. Però aspettate, prima di andare a parlare di sistemi lineari voglio ancora sottolineare un fatto. Da tutto quello che abbiamo detto nelle ultime due o tre lezioni, quando è che una matrice è invertibile? Se e solo se il determinante è diverso da zero. Perché quando applichiamo il metodo del pivot, allora, che la condizione sia necessaria è ovvio, perché A per A meno 1, se la matrice è invertibile, cioè esiste un A meno 1 che il prodotto fa I. Allora, per Binet, il determinante di A per il determinante di A meno 1 deve fare 1, quindi il determinante di A meno 1 chi è? È il reciproco del determinante di A. Quindi questa condizione, che il determinante sia diverso da 0, è una condizione necessaria. Perché è sufficiente? Perché quando il determinante è diverso da 0, andiamo a applicare il metodo del pivot, quando arriviamo a fare la decomposizione LU, tutti i pivot sulla matrice triangolare superiore sono tutti quanti diversi da 0, che altrimenti il determinante sarebbe 0. Ma nel momento in cui i pivot sono diversi da 0, è possibile continuare il metodo del pivot annullando anche ciò che sta al di sopra della diagonale. Se questo viene fatto in parallelo, qua c'è la matrice A, qua c'è la matrice I, A me lo faccio diventare identico da quest'altra parte, le stesse operazioni mi fanno diventare la matrice I esattamente A meno, perché abbiamo visto che tutte queste operazioni del metodo del pivot sono come moltiplicazione a sinistra per determinate matrici. Se moltiplicando a sinistra per determinate matrici A diventa identica, vuol dire che ho moltiplicato per A meno 1, e quindi se partito dalla matrice identica ho A meno 1. Chiaro? Ok. Quindi qua questo mi stabilisce che la condizione è necessaria. Diciamo A determinante di A diverso da 0 implica che esiste A meno 1, questo è il metodo del pivot. Allora, partiamo con un esempio di sistema lineare. Facciamo con un esempio semplice, 2x2. Allora, x più 2y uguale 5, 2x meno y uguale 0. Allora,
Allora, come possiamo risolvere questo sistema? Ci sono moltissimi modi di risolvere questo sistema. Allora, un modo è scrivere questo sistema come un prodotto. 1, 2, 2, meno 1, x, y, qua, c. Fate il prodotto righe per colonne di queste due matrici. Questa è la matrice che ci sono delle lettere, però ho messo lettera x, lettera x. Guarda, cosa mi viene? X più 2x, poi mi viene 2x meno y uguale, il primo è uguale a 5, il secondo è uguale a 0. Allora, questa matrice qua io la posso chiamare A. Qual è un modo per risolvere quel sistema? Un modo per risolvere quel sistema, per esempio, è calcolare la matrice inversa di questa. Perché se io ho AXY uguale 5, 0, se moltiplico per A meno 1 a sinistra, ma qua mi viene una matrice identica, la matrice identica moltiplicata a sinistra anche per una matrice non quadrata, me la lascia sempre qua. Qua sto a fare l'esempio, e poi vedremo questo in generale. Se a x uguale b, x uguale a meno 1, dove x è il vettore dell'incognito. Questo però vale per i sistemi quadrati con matrice invertibile. Allora, andiamo a vedere se si riesce a calcolare la matrice. Come ce la vogliamo calcolare l'inversa di quella matrice, secondo voi? Allora, la matrice chi è? 1, 2, 2, meno 1. Vogliamo provare a calcolare l'inversa con metodo del più? Allora, come si faceva? Per annullare questo devo togliere il doppio di questo, quindi qua mi viene 1, 2, devo togliere 2 quarti, qua mi viene 0, meno 5. Qua mi viene 1, 0, meno 2. Adesso devo annullare questi, quindi devo sommare i due quinti di questi, quindi qua ci avrò 1, 0, 0, meno 5. Qua ci avrò meno 2, 1. I due quinti dell'ultima riga fa meno 4 quinti, 2 quinti, e li devo sommare qua, quindi qua mi viene un quinto, 2 quinti. Adesso 1, 0, 0, 1, che significa devo dividere per meno 5, quindi da quest'altra parte in quinti mi viene 1, 2, 2, meno 1. Quindi l'inversa della matrice a meno, sì, perché le righe sono ortogonali per forza. L'inversa della matrice era la matrice stessa a meno di un fattore 1. Infatti,
provate a fare questo prodotto, quindi io sto dicendo che A meno 1 è uguale a un quinto 1, 2, 2 meno 1. Infatti provate a fare 1, 2, 2 meno 1 al quadrato, cioè moltiplicato per se stessa, quanto viene? Viene 5, 0, 0, 5. Dividete per 5. Si può fare anche una radice al quadrato, ma chi è al quadrato? Al quadrato non è altro che A per A. Al quadrato, al cubo. Siamo? Ok. Allora, quindi chi è xy? È un quinto per 1, 2, 2, meno 1, 5, 0. Cioè un quinto, facciamo questo prodotto di le colonne. Allora 5 più 0 fa 5, 10 più 0 fa 10, poi viene 1, cioè mi viene x uguale a 1, x è uguale a 2. Questa è l'unica coppia di soluzioni, è giusto? Beh, basta prendere e sostituire 1 più 2 per 2 che fa 4 fa 5, 2 per 1 fa 2, meno 2 fa 0. Allora uno potrebbe dire, ma che modo barbaro di fare le cose. E qua io facevo y uguale 2, oppure scusate, facevo, sì, facevo y uguale 2x, poi 5x, diciamo x più 4x uguale 5, per quali cavalli x uguale a 1, sostituivo e veniva x uguale a 2. Ci volevano 3 secondi e non mi serviva di fare tutto questo casino. Però adesso andiamo a risolvere il sistema x più 2y uguale 73, 2x meno y uguale 11. Allora io dico che xy, chi è xy? È un quinto, 1, 2, 2 meno 1, 73, 11, cioè un quinto, 73 più 22 fa 95, 146 meno 11 fa 135, allora qua viene 19 e qua viene 26. Vediamo un po'. Diviso per 5, no, 26. Qua 26. Allora, 19 più 54 fa 73, 38 meno 27 fa 15. Ah, stavolta ho fatto prima. Perché ho fatto prima? Perché se mi ricavo a meno 1, lo posso riutilizzare anche se qua i termini noti, quelli che si chiameranno i termini noti, cambiano. Quindi questo metodo qua in realtà è superiore, perché ovviamente ma io sapevo che il metodo di Gauss è superiore. Il metodo di Gauss in realtà l'abbiamo usato, è vero, l'abbiamo usato anche qua, ma l'abbiamo usato anche quando abbiamo calcolato a meno 1. Perché? Perché quando abbiamo calcolato a meno 1 abbiamo usato il metodo del pivot, che non è altro che nascostamente, insomma, che è collegato al metodo di Gauss. Quindi
Nel momento che io so che P per A è uguale a P a meno 1 Q a meno 1 T, a meno 1 chi è? A meno 1 è uguale a T a meno 1 QP. A parte che QP già la sapevo a meno del pivot. T a meno 1 è l'immerso di una matrice triangolare che è facile da fare. Numericamente è molto facile da fare. Perché è facile da fare? Esattamente per lo stesso motivo numerico per cui, allora, concentratevi un attimo su questo sistema qua. Quando io sono partito dall'equazione che mi sembrava più facile, cioè la seconda, e ho sostituito nell'altra, ho ridotto il sistema a una forma che si dice triangolare. Come vedete, qua ci stava solo la x, qua invece, quindi qua c'è solo la x, diciamo la x dipende solo dalla x, qua invece c'ho x e y a sinistra, e qua c'ho solo y, cioè se questa la metto insieme a questa, il sistema è triangolare. Qua non si vede perché ho già fatto il passaggio successivo, ho sostituito al posto x, ho sostituito x. Allora, quindi, quando andate a prendere questo sistema qua, cioè la prima di qui e la seconda di qui, che succede? Questa la risolvete facilmente, cioè l'avete già risolta, avete scritto y in funzione di x. Quando andate a sostituire qua, che cosa ottenete? Vi rimanete con un'equazione con una incognita. E a quel punto risolvete quella. Tornate indietro, sostituite qua. Quindi in generale, adesso si vede male perché abbiamo solo due equazioni e due incognite. Se io ho 50 equazioni e 50 incognite, cosa fa Gauss? Allora, prende un'equazione, scrive un'incognita in funzione delle altre 49. Sostituisco tutte le parti, rimane 49 equazioni e 49 incognite. Prendo un'incognita e la scrivo in funzione delle altre 48 e vado avanti così. Alla fine arriverò a un sistema con un'equazione, un'incognita. Lo risolvo, torno indietro. L'equazione c'era cioè due equazioni e due incognite, una l'ho trovata, mi rimane un'equazione e un'incognita. Torno indietro, c'era cioè tre equazioni e tre incognite, due l'ho trovata, rimane un'equazione e un'incognita. Torno indietro e a una le faccio tutte quante. Adesso lo facciamo con un sistema 3x3. Vediamo se abbiamo il tempo, se no. Sì, sì, ci sta. Se no se ne parlava. Allora, supponiamo di avere questo sistema 3x più y più z uguale 4, x più 2x meno z uguale 6 e 2x meno y più z uguale meno 1. Okay. Allora, come si fa? Adesso il problema qual è? Allora, in linea teorica, io prendo qua la x, me la ricavo in funzione di y e z, sostituisco qua, qui si dice ho eliminato la x, quindi mi rimane y e z, poi prendo la y, me la ricavo in funzione di z, sostituisco qua, mi rimane z per una costante uguale a una costante, ricavo la z, torno indietro, ricavo la y, torno indietro, ricavo, sostituisco y e z, ricavo la x. Qual è il problema? Il problema è che quando lo fa qua col computer lo fa esattamente in quest'ordine, quindi capirlo, a meno che non ci siano in doppio, poi vedremo quali sono i doppi.
quindi non ha bisogno per forza di scambiare. Se lo faccio a mano, da dove vorrete iniziare voi? Beh, se mi voglio ricavare la x, non voglio iniziare da qua, voglio iniziare da qua, perché così non devo dividere per 3. Quindi avrò x uguale 6 più z meno 2x. Adesso 3 per 6 più z meno 2y più x più z uguale 4. Poi ho 2 per 6 più z meno 2y meno x più z uguale meno 1. Quindi, primo passaggio già ha richiesto uno scambio. Però a parte lo scambio, poi il resto è esattamente quello che dicevo prima. Adesso la prima rimane com'è. Adesso qua ho le y sono meno 6 più 1 fa meno 5x, 3 più 1 più 4z, poi qua mi viene 18 uguale meno 14. Qua abbiamo 2 più 1 fa 3z, meno 4 meno 1 fa meno 5y, no? Uguale meno 13. Ok? Allora, la prima equazione, stavolta la scriviamo, x uguale 6 più z meno x. Adesso meno 2x. Poi abbiamo y uguale 4z più 14 fratto 5. Vado a sostituire e qua mi viene meno 4z più 14 più 3z uguale meno 13. Adesso questa qua la sostituisco, qua mi viene meno z uguale 1, quindi z uguale meno 1. Meno 4z più 3z fa meno 0, meno 14 portato dall'altra parte fa 14, 14 meno 13. Adesso vedete, torno indietro, vedete, qua ho eliminato x e y, mi rimane solo la z, se la posso ricavare. Qua posso tornare indietro perché ho la y ma in funzione di z, quindi io sostituendo la z la posso ricavare. Qua poi tornando indietro posso ricavare anche la x, perché una volta ricavate y e z sostituisco qua, e siccome la x è in funzione di y e z posso ricavare anche la x. Quindi stavolta ho y uguale meno 4 più 14 fratto 5 fa 2, e alla fine ho x uguale 6 meno 1 meno 4 per fare 1. Quindi le soluzioni dovrebbero essere 1, 2 e meno 1. Andiamo a vedere, è giusto? 3 per 1 3 più 2 fa 5 meno 1 fa 4. 1 più 4 fa 5 meno 1 fa 6. 2 meno 2 fa 0 meno 1 fa meno. Quindi, come vedete, funziona. Oh, però a chi assomiglia questo discorso di fare questa struttura triangolare? Vedete, questo in funzione di questo, questo in funzione di questo, questo alla fine. A chi assomiglia? Non assomiglia al metodo del pivot. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricavato una variabile e abbiamo sostituito dalle altre parti in modo da eliminare la variabile. Che cosa significa? Significa eliminare il coefficiente davanti alla x. Ma i coefficienti davanti alla x, se vanno visti come una matrice, erano i coefficienti della prima colonna. Significa esattamente fare il metodo del pivot a livello di matrice. Quindi
Ovviamente c'è una parte relativa ai termini noti che diciamo viene aggiornata. Invece se io faccio il metodo del pivot, se invece di scrivere il mio sistema in quel modo lì, lo scrivo A, X, Y, Z uguale B1, B2, B3, qua sono tre coefficienti, no? Poi vedremo in generale, scriviamo A, X uguale B, X sarà il vettore di conico e B sarà il vettore dei coefficienti. A è una matrice 3x3, in questo caso sarebbe una matrice 3, 1, 1, 1, 2, meno 1, 2, meno 1, 1, ok? Qua B1, B2 e B3 in questo caso sono 4, 6, meno 1. Io posso fare il metodo del pivot, se me lo scrivo a livello matriciale, scrivo le varie matrici eccetera, lo posso fare sulla matrice A scrivendo le matrici. È chiaro che poi quando moltiplico per quelle matrici devo moltiplicare anche a destra per le stesse matrici per aggiornare il sistema e farlo diventare triangolare. Ok? Però una volta che ho calcolato la matrice che mi serve qua per far diventare moltiplicata per questa, me la fa diventare triangolare, me la segno e qua anche se cambio i numeri la matrice da per cui moltiplicare a sinistra per far diventare la matrice dei coefficienti triangolare sarà sempre la stessa. Non è che cambia. Quindi io posso quando ho risolto il sistema nell'altro modo calcolando A-1 ho fatto addirittura un passaggio in più. Non ho fatto solo la matrice per far diventare il sistema triangolare, ho fatto esattamente tutta la matrice A-1 per far diventare la matrice diagonale. Io posso fare, per esempio, per capirci, forse questo non c'ho il tempo, ho 4 minuti, lo faccio con un sistema 2x2. Allora, supponiamo di avere x più 3y uguale 5, 2x meno y uguale 3, ok? Allora, la matrice chi è? La matrice è 1, 3, 2, meno 1 e viene moltiplicata per x, y e fa 5, 3. Allora qua per farlo diventare triangolare mi basta una semplice operazione di riga, cioè devo togliere alla seconda riga il doppio della prima. E come si fa? Si fa moltiplicando a sinistra per questa matrice 1, 0, 1, meno 2. Questa matrice qua chi è? Ma qua viene 1, 3, qua viene 0, meno 6, meno 1, fa meno 6. Vediamo un po'. Quindi questo moltiplicato x, y deve fare 5, 3. Allora, quali sono queste equazioni? Queste equazioni sono x più 3y uguale 5 meno 7x uguale 3. Allora qua mi viene y uguale meno 3 settimi, vado a sostituire sopra meno 9 settimi, lo porto dall'altra parte diventa 9 settimi, quindi x dovrebbe venire 35 più 9, 44 settimi, vediamo se è giusto. 44 meno 9 settimi fa 35 settimi che fa 5, 44 no, allora, vediamo un po' se ho fatto bene. Ah sì, perché ho sbagliato qua.
qua non era più 5-3, devo fare la stessa cosa per 5-3. 1, 0, meno 2, 1 per 5, 3, ovviamente. Ma questo fa 5 meno 10 più 3 fa meno 7. Quindi viene y uguale 1. E poi mi viene x più 3y uguale 5, ma y uguale 1, quindi x uguale 3. Sono dimenticato di aggiornare. Andiamo a vedere, 2 più 3 fa 5, infatti pensavo di aver sbagliato, invece ci avevo messo la soluzione 2-1. 4 meno 1 fa 3. Ok? Adesso qual è il vantaggio di questo discorso qua? È che se io adesso vado a fare il sistema x più 3y uguale 29, 2x meno y uguale 17, cosa devo fare? Questo sistema diventerà x più 3y uguale 1, 0, 2, meno 1, 3, 29, 17, e qua ci devo mettere, meno 7. Questo prodotto fa 29, 58 meno 17 fa 41, quindi viene y stavolta uguale meno 41 settimi, x più 3x, quindi meno 123 settimi uguale 29. Allora, vediamo un po', 29 in settimi sono 207, quindi x dovrebbe fare 337. Sono andato veloce, speriamo di aver fatto bene. Allora, 330 meno 123 sono 303, questi sono 3 del 7, 210 meno 7, 203 più 326, 326 meno 123 fa 203 che fa 27, 27 fa 29. E andiamo a vedere queste che è più significativo. 652 più 123 fa 700. Scusate, no, 652 più 41 fa 690, non lo trovo. Vabbè, ci stavano le prove, dovete trovare. Scusi, professore, la più 3y uguale 1, 0, 2, meno 1. Sì, la matrice che qui abbiamo moltiplicato era questa, no? Meno 2 1. Quindi 29 meno 58 più 17 fa meno 41, quindi y uguale 41 settimi, x più 123 settimi, quindi x dovrebbe fare 87. 160 meno 41 facendo 19, 6 per 7 fa 17, adesso è giusto. Ho sbagliato a copiare i segni della matita, la seconda riga della matita. Ok, lunedì.